Sì, arrivo! Chi sarà adesso che suona il telefono? Sto arrivando, eccomi! Ah, vediamo un po' chi è. Oh, è mia sorella Serena! Devo rispondere subito, è sicuramente importante! Ciao Serena, che bello sentirti! Aspettavo proprio una tua telefonata! Dimmi, dimmi, che novità ci sono? Allora, è nato? Ah, ma sono felicissima! Che super notizia che mi hai dato! Beh, allora dobbiamo assolutamente venirti a trovare in ospedale. Non vedo l'ora di conoscere il mio nipotino. A proposito, sono curiosa, come l'avete chiamato? Luigi? Ah sì? Che fantasia! Beh, vabbè, non importa, sono troppo curiosa di conoscerlo. Allora, veniamo a trovarti in ospedale proprio oggi pomeriggio. Cosa? Sei già tornata a casa? Ma scusa, non hai appena partorito? Come è nato 3 giorni fa? E me lo dici solo adesso? Certo che sei proprio strana, sorella mia. Vuoi venire tu a trovare noi col bambino? Vabbè, se proprio ci tieni, ok, ti aspettiamo. Noi siamo qui a casa. Ok, Serena, ciao, a presto. Certo che mia sorella è proprio strana. Mi dice che è nato il bambino dopo 3 giorni e non vuole nemmeno che l'andiamo a trovare. Vabbè. Aspetterò che venga lei a farci visita. Chi la capisce? Qualche giorno dopo. Sì, vengo subito ad aprire! Chi sarà che suona alla porta? Io non stavo aspettando nessuno. Vengo subito! Serena! Ciao! Ma che cosa ci fai qui? Non mi aspettavo di vederti così presto. Beh, Sofì, te l'avevo detto che sarei passata con il bambino per salutarvi il prima possibile. Ed eccomi qua. Non sei contenta di vedere tua sorella e il tuo nipotino? Oh sì, ma certo Serena, anch'io avevo una gran voglia di vedervi. Non stavo più nella pelle. E vi pensavo, solo che non pensavo saresti venuta così presto. In fondo il bambino è nato solo da pochi giorni. Pensavo che avresti voluto rilassarti per un po' di giorni a casa tua in tranquillità. Ah, ma quale rilassarmi? A casa è un vero inferno. Il bambino non fa altro che piangere tutto il giorno e io sto per impazzire. Penso che tra un po' i miei nervi salteranno. Avevo proprio bisogno di uscire a prendere una boccata d'aria. Beh, se è così Serena, allora hai fatto benissimo a venirmi a trovare. Dai, forza, andiamo a sederci un po' di là. Così potremo rilassarci e fare un po' di chiacchiere. Ah, Serena, hai fatto proprio bene a venirmi a trovare con il piccolo. Sono così contenta di aver conosciuto Luigi finalmente. E poi, sembra un bambino veramente adorabile. Da quando siete arrivati, non ha ancora pianto, ma è sempre così buono. Adorabile, buono. Ah, Sofì, non sai proprio quello che dici. Da quando siamo tornati a casa dall'ospedale, non abbiamo avuto un attimo di tregua. Piange in continuazione, di giorno, di notte. Non c'è nessuna posizione che riesca a calmarlo. L'unica cosa che lo tranquillizza è uscire fuori e fare lunghe passeggiate. Per questo sto cercando di uscire il più possibile, perché in casa è davvero un incubo. Beh, mi dispiace Serena sentirti parlare così del mio dolce nipotino. A me sembra un vero angioletto. Io credo che in fondo sia normale. Anche lui avrà bisogno di alcuni giorni per potersi ambientare al nuovo mondo. Ah, Sofì, forse sarà come dici tu. Ma per ora l'unica cosa che so è che sono 4 notti che non chiudo occhio. E se continuo a non dormire, sarà sempre peggio. Per questo, Sofì, sono venuta qui da voi. Perché ho assoluto bisogno del vostro aiuto. Del nostro aiuto? E cosa possiamo fare noi? Beh, ecco, se voi poteste tenermi il piccolo Luigi anche solo per una notte, ve ne sarei davvero grata. Ho portato con me tutto il necessario. Ci sono i pannolini di ricambio, il latte per le poppate e anche delle morbide copertine. Lui le adora. Cosa? Vorresti lasciare Luigi qui di notte a dormire con noi? Ma è appena nato! E poi noi non abbiamo nessuna idea di come si tiene un bambino. Ah, Sofì, non farla tanto lunga. In fondo un giorno anche tu diventerai mamma.
Consideralo un modo per fare un po' di allenamento. E poi, in fondo, si tratta solo di una notte. Vedrai, passerai in un lampo. E domani, in tarda mattinata, sarò di nuovo qui a prenderlo. Allora, Sofì, che ne dici? Affare fatto? Ma veramente io? Oh, grazie, Sofì. Sapevo che avresti accettato. Sei la sorella migliore del mondo. Beh, allora domattina. Ciao, ciao, e grazie ancora. Ma non ci posso credere. Mi ha lasciato da sola con il bambino. E adesso che si fa? Ehi, piccolino, io sono la tua zietta, Sofì. Passeremo un po' di tempo insieme. Sei contento? Oh, e adesso che succede? Perché piange? Luigi, su, non piangere. C'è la tua zietta. Per caso hai fame? O forse hai fatto la pipì nel pannolino? Cavoli, e adesso cosa faccio? Come faccio a calmarlo? Beh, proverò a prenderlo un po' in braccio. Di solito con i bambini funziona. Ah, il mio piccolo Luigi. Lo sai che sei davvero un bambino molto dolce. Forza, andiamo a farci un bel giretto. Così magari incontriamo anche lo zio Louis, che quando serve, strano caso, non c'è mai. Ah, ecco dove era finito il tuo zietto, a guardare la televisione. Ciao zio Louis, guarda un po' chi c'è che vuole fare la tua conoscenza. Ehi Sofì, ma dove hai trovato questo bambino? Non sarei mica diventata mamma senza dirmelo. Oh mamma, che cosa mi tocca sentire. Certo che non sono diventata mamma, Louis. Questo è Luigi, il bambino di mia sorella. E quindi tu sei il suo zio. Si chiama Luigi, proprio come me. Wow, ma è fantastico! Allora andremo sicuramente d'accordo. Luigi, sento proprio che tra di noi ci sarà un gran feeling. Beh, visto che dici di avere tutto questo feeling con Luigi, te lo lascio per qualche minuto. Io intanto vado a scaldargli il biberon con il latte. Su, forza, non morde, prendilo in braccio. Ehi, ma io, Sofì, non sono pratico di bambini. Non ne ho mai tenuto in braccio uno. Beh, questa può essere una buona occasione per fare un po' di pratica. E poi mi sembra che Luigi sia molto contento di stare in braccio a te. Guarda, si sta arrampicando sul tuo braccio. E poi finalmente sta ridendo. Beh, ora vi lascio, Vado a preparare il latte. Sarò qui tra poco. Resisti, Louis. Oh mamma, mi ha lasciato da solo col bebè. Allora Luigi, io e te diventeremo presto grandi amici. Ci guarderemo tutte le partite di calcio insieme. Vedrai, sarà uno spasso. Ehi ma, adesso perché sta piangendo? Era così buono fino a 2 minuti fa. Sofì, quanto ci metti a preparare questo latte? Vedi che io non so cosa inventarmi con questo bambino. Eccomi qui, Louis. Ho fatto più in fretta che potevo a scaldare il biberon. Su, forza Luigi, vieni in braccio alla zia. Ora ti do il tuo lattuccio. Ecco qui, piccolino. Vedrai che col pancino pieno ti sentirai subito meglio. Hai visto, Louis? È bastato un po' di latte e si è subito calmato. In fondo, non è così difficile. Ehi, ma adesso perché piange di nuovo? Piccolo Luigi, su, forza! Non c'è niente da piangere. Forse Sofì ha bisogno che gli cambi il pannolino. Io sento uno strano odore. Potrebbe aver fatto anche cacca. Già, penso proprio che potresti avere ragione. Dai, forza Luigi, andiamo. Cambiamo questo pannolino. Eccoci qua, Louis. Abbiamo appena cambiato il pannolino. E ora siamo tranquilli e contenti. Non è vero, Luigi? Oh no! Di nuovo si è messa a piangere. Ah, comincio a capire perché mia sorella ce l'ha lasciato. Penso che tra poco salteranno anche i miei di nervi se continua così. Su, Sofì, non fare così. Non ti agitare. Guarda che se ti innervosisci, il bambino lo sente. E a quel punto inizia a piangere ancora di più. Grazie tante. È facile per te parlare mentre sei seduto sul divano. Beh, non serve che ti arrabbi. Io ho voluto solo darti un consiglio.
E comunque, se vuoi il mio parere, è ora di metterlo a letto. Probabilmente è stanco. In fondo, sono già le 9 di sera e per un bambino è tardi. Dovrebbe già dormire a quest'ora. Già, non ci avevo pensato. Forse hai proprio ragione, lui. È il caso di metterlo a letto. Su, non preoccuparti, Sophie. Resta qua. Ci penserò io questa volta ad addormentare il piccolo. Beh, ok. Grazie, lui. Un'ora dopo. Che strano, lui non è ancora tornato. Chissà cosa starà facendo di là con il bambino. Di sicuro avranno buttato sottosopra tutta la stanza. Forse è meglio se vado a controllare. Luigi, tutto bene? Ehi, ma si sono addormentati come due angioletti. Guardali come dormono profondamente. Beh, devo ammettere che questa volta lui è stato proprio bravo. Meglio lasciarli dormire. Se si svegliano, sono guai. Il mattino dopo. Ah, questa deve essere mia sorella. È arrivata prima del previsto. Sì, arrivo. Vengo subito ad aprirti, Serena. Ciao Serena, ben arrivata. Non ti aspettavo così presto. Pensavo saresti arrivata in tarda mattinata. Il bambino e lui stanno ancora dormendo. Lo so, Sophie, hai ragione. Ma ero così in pensiero. E poi Luigi, mi mancava così tanto. Mi è dispiaciuto andarmene via così di fretta ieri. Ma riposare questa notte mi è stato veramente d'aiuto. Ora sono davvero piena di energie. Beh, mi fa davvero piacere, Serena. Sophie, Serena, eccoci qua. Io e Luigi ci siamo appena svegliati. Abbiamo dormito come due angioletti e Luigi è stato davvero bravo. Oh, Luigi, grazie. Non so davvero come avrei fatto senza il tuo aiuto. Sei stato veramente fantastico. E poi sei riuscito a farlo dormire tutta notte, il che non è affatto semplice. Ah, non preoccuparti, è stato un gioco da ragazzi. Portacelo pure quando vuoi. È un vero piacere. Beh, allora grazie di tutto. Ci vediamo presto. Ciao ciao. Beh, Luigi, questa volta devo proprio farti i miei complimenti. Mi sei stato di grandissimo aiuto. Lo so, puoi dirlo forte. Sono davvero un ottimo babysitter. Il solito modesto.